Uomini e donne oggi, Gemma contro Tina, tensione alle stelle. Oggi uomini e donne, Gemma e Tina litigano per Giorgio. Nella nuova puntata del Turnover, in onda oggi 24 gennaio 2018, le cose si mettono decisamente male tra Gemma e Tina. In ogni caso, Maria De Filippi parte con il signor Domenico. Il nuovo cavaliere di Uomini e Donne ha già catturato l'attenzione dei telespettatori nel corso della sfilata di moda in cui ha dato voti molto bassi alle donne più grandi di età e meno in forma delle altre. L'uomo rivela di aver sognato la Cipollari in atteggiamenti molto dolci nei suoi confronti. La conduttrice si diverte nel sentir dire queste cose e chiede al diretto interessato se abbia mangiato pesante prima di mettersi a letto. Lui racconta la sua routine, per poi passare oltre. La padrona di casa fa infatti entrare in studio la Galgani. La dama di Torino continua a frequentare Raffaele, nonostante abbia ammesso di essere ancora interessata a Giorgio. La donna spiega il suo punto di vista, ma alcune signore del parterre femminile non apprezzano l'atteggiamento di Gemma. Valentina la attacca, mentre Ida afferma di essere convinta che la Galgani stia facendo tutto ciò nella speranza che il gabbiano si ingelosisca. In ogni caso, di fronte a queste discussioni, Raffaele non si tira indietro e ammette che per lui è una vera sfida provare a conquistare il cuore della dama. Tina interviene quando sente dire il suo nome dalla donna. Secondo Gemma, la Cipollari è gelosa. Inutile dire che tale considerazione fa infuriare l'opinionista di Uomini e Donne. Uomini e Donne Turnover, Ida tra Sossio e Riccardo. Ida aveva deciso di continuare a conoscere Riccardo e mettere da parte Sossio. Durante l'ultima settimana, però, le cose sono cambiate. La dama ha deciso di tornare a sentire Aruta e allo stesso tempo si è telefonata anche con Angelo, nonostante avesse dichiarato in precedenza di non essere interessata. Riccardo è spiazzato da tutto ciò e vorrebbe tirarsi indietro.